la mia, qual è l'impressione che ti ha fatto la città di Barletta, in modo generale la Puglia? Allora, devo dire che sono mezza pugliese in realtà, non di questa zona perché mia madre è originaria di Grottaglie, quindi parliamo di Taranto, della Valle d'Itria, però conosco molto bene la Puglia, ci sono venuta tantissime volte per lavoro e anche in vacanza. Devo dire, Barletta l'avevo solo attraversata e non l'avevo mai vissuta ed è stupenda, è veramente bellissima, si mangia benissimo, vergogno perché adesso non vedo l'ora di ricominciare a mangiare, però veramente se devo dare un voto da 1 a 10, 10, più. L'elemento, il tema del tuo speech in realtà è quasi tutto racchiuso nella tua collana. Cosa hai raccontato sul palco del TEDx Barletta? Allora, ho colto l'occasione del tema di quest'anno, rumore, per parlare di inquinamento acustico. È una forma di inquinamento di cui si parla pochissimo, che ha un impatto devastante sulla salute umana, sia fisica che mentale, ma in realtà un impatto estremamente negativo anche sulla biodiversità, che già soffre a causa della crisi climatica e di altre forme di inquinamento, tra tutti il più famoso è quello legato alla plastica. Ma anche l'inquinamento che conosciamo anche come inquinamento sonoro in realtà ha un impatto terribile, quindi sono stata contenta di poter portare questo tema sul palco proprio perché se ne parla poco. Qual è quindi il messaggio finale del tuo speech rivolto al pubblico? Beh, quello che mi sembra più importante come messaggio da portare a casa è quello di reimparare ad ascoltare la natura, perché ci viene insegnato fin da piccoli che ascoltare gli altri è una forma di rispetto, quindi quando parliamo di rispetto per l'ambiente allora anche l'ascolto, e cioè fare silenzio, può diventare appunto una forma di tutela, di protezione e rispetto. Nome e cognome, qualifica? Mia Canestrini, zoologa.